Innanzitutto non diamo dei significati impropri alle parole. Quando si parla di stallo delle operazioni non vuol dire che la gente stia ferma, vuol dire che i combattimenti continuano ma non ci sono movimenti sul terreno significativi, che è quello che è stato osservato in tutti questi giorni. Io guardo le cartine di una settimana fa e non vedo significativi cambiamenti. Avanzate. Non vedo che ci viene avanzate, perché la resistenza opposta dagli ucraini con questa tecnica, non dico di guerriglia, ma di imboscate, di diciamo azioni particolarmente dinamiche, è molto efficace. Stanno contrattaccando a modo loro, diciamo. Esatto, è molto efficace. Quindi possiamo osservare un'avanzata di un chilometro, dopodiché si torna indietro. Quindi è uno stallo, no? Beh, ora che ci penso, l'iniziale racconto di Locatelli, ha detto esatto. Io in effetti qua mi immaginavo fossero andati più avanti agli Uti, che invece li ho esatto. Trovati più o meno dove erano. Perfetto, esattamente così. Ora, quale sia l'obiettivo, cioè, se io dovessi pianificare una campagna in quell'area, è chiaro che io punterei a impadronirmi di tutta la costa del Mar Nero, quindi impadronirmi di Odessa. Sembra che la cosa non sia così semplice. Tra l'altro ci sono degli interessanti sviluppi anche dal punto di vista politico. Il governo di Chisinau ha chiesto formalmente che vengano ritirati i soldati russi che sono presenti in Transnistria. La Transnistria è una regione della Moldavia dove dal 1991 staziona una delle forze russe che dovevano essere ritirate in base ad accordi presi presso l'OSCE e che non sono mai stati ritirati. Infatti noi abbiamo sempre sulla cartina questo pezzetto, mettetemi la cartina, ecco, questo pezzetto rosso che insieme alla Crimea sarebbe, diciamo, potrebbe essere una sorta di punto d'approdo ideale per i russi, no? Prendere tutta quella fascia in cui hanno già massacrato tutto Mariupol. Tutta la costa del Mar d'Azov, se riescono esatto, a prendere Mariupol, hanno preso Kherson. E poi la costa del Mar Nero. Ora lì si sta sviluppando anche un blocco navale che nelle ultime ore ha dato un segnale estremamente pericoloso, perché si dice che non bisogna ampliare questo conflitto, certo. Beh, lì è stato affondato un mercantile panamense, battente in maniera panamense dalla flotta russa. Ora, se questo non è un allargamento del conflitto, qualcuno mi deve spiegare di cosa si tratta. Che cos'è? Certo. In Transnistria, dicevo, ci sono, visto che il blocco navale viene considerato una catastrofe alimentare per tutti noi importiamo di tutto dall'Ucraina, orzo, frumento, mais, assolutamente, con le conseguenze poi che vediamo sui mercati interni. In Transnistria ci sono appunto dei soldati russi, quanti sono? 12.000. è la 14ª armata russa che fino adesso non si è mossa. Ora, io mi domando perché non si sta muovendo, perché dal punto di vista tattico-strategico è chiaro che si tratterebbe di una tenaglia certo. che chiude Odessa. Molto interessante, per cui vediamo cosa succede nei prossimi giorni. C'è da dire che questa guarnigione, questi 12.000 uomini, non sono mai stati alimentati in modo adeguato in tutti questi anni, quindi diciamo che stazionano, sono rimasti lì fermi, esatto. Saranno un po' imbalziti, diciamo, i soldati a furia di star fermi là. Scusi.